Abbiamo lasciato tutto per venire in Italia, per seguire il nostro istinto, la nostra convinzione di essere italiani dalla cima dei capelli fino all'ultima unghia del piede. Napoli celebra il giorno del ricordo, la commemorazione che rievoca le vittime italiane delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata, ovvero la fuga degli italiani dai territori ceduti alla Jugoslavia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quando siamo arrivati in Italia, tutti quanti dicevano: niente meno, voi venite in Italia, qua abbiamo fame, venite a togliere il pane nostro. Noi che abbiamo lasciato tutto, tutto abbiamo lasciato, come una valigia. Addirittura a Bologna non ci hanno fatto fermare nella stazione. Ci hanno fatto fermare fuori perché non ci volevano lì, nemmeno un poco d'acqua potevamo andare a prendere. Erano più crudeli dei titini. Noi siamo venuti qui aperti proprio per avere quel calore che perdevamo lì. Non l'abbiamo avuto. Fin dal 1923 il fascismo aveva promulgato norme repressive contro gli abitanti slavi della Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia, con lo scopo di italianizzare i territori. Nel 1941 l'invasione nazifascista della Jugoslavia e l'occupazione dei territori fu segnata da una cruda violenza antislava, anche verso le popolazioni civili. Caduto il fascismo, la rappresaglia delle milizie slave fu immediata. Fra il 43 e il 45 migliaia di italiani furono uccisi e occultati nelle foibe, le profonde cavità del suolo caratteristiche dei territori carsici, in uno spirito di rivalsa sociale, culturale e ideologica. L'esasperazione dell'identità nazionale è un veleno che si è sentito nella storia europea a partire dall'Ottocento e poi esploso in modo drammatico nel Novecento. Le persone che vivevano in quei territori erano persone di etnie diverse. Sebbene a maggioranza italiana, lungo le coste della Dalmazia o alcune parti della costa della Dalmazia, dell'Istria sicuramente maggioranza italiana, ma erano persone abituate a dialogare continuamente con chi era al loro fianco. Ecco che nel momento in cui invece l'esasperazione nazionalistica, in particolar modo dal fascismo in poi, ha imposto un'appartenenza statuale di un popolo, ecco che in qualche modo è venuto meno quei presupposti di dialogo che erano stati invece, che avevano caratterizzato le popolazioni per secoli. Nel 1947 l'Italia, sconfitta in guerra, dovette cedere alla Jugoslavia una parte dei suoi territori, fra cui l'Istria e le province di Fiume e Zara. La maggior parte degli italiani che abitavano in quei luoghi abbandonarono le case per trovare rifugio in Italia. Si completò così la triste parabola di due nazionalismi contrapposti dalla follia della guerra. Io ho avuto la personale esperienza di mio padre, e che appena sono arrivati loro, un suo collega di lavoro l'ha denunciato dicendo che era fascista. Mio padre era fascista fino al 43, quando è caduto il fascismo non era più fascista, tutti gli italiani erano fascisti dopo, quando è caduto il fascismo nessuno era più fascista. Tito doveva dimostrare, per avere la regione, che in Jugoslavia, in Croazia, non c'erano italiani. Questo doveva dimostrare. E allora cosa fece? Via gli italiani. Ordinò al suo ministro, Cardeli si chiamava all'epoca, ordinò al suo ministro degli interni: gli italiani li devi mandare, non voglio avere più italiani. Questo è stato l'esodo. Ci sono parti del mondo in cui appunto il razzismo, i nazionalismi esasperati, la mancanza di libertà, di tolleranza, di democrazia continuano a scrivere queste pagine di orrore, e quindi ricordare, ristabilire il ricordo vuol dire anche ritrovare le ragioni perché in nome di questi ideali, in particolare le nuove generazioni, continuino a battersi per un mondo e una società più giusta, libera e uguale.